Da qualche giorno a Piazza Armerina abbiamo un motivo in più per decidere di effettuare la raccolta differenziata. Sabato scorso, infatti, è stata inaugurata l'ecostazione, il cui obiettivo è quello di incentivare la raccolta offrendo beni di prima necessità in cambio di plastica, vetro, acciaio, carta e cartone. Ma prima di entrare è giusto precisare che l'ecostazione è gestita da Piazza Ambiente, che si trova in via Alessandro Manzoni, nei pressi dell'uscita sud di Piazza Armerina. Noi oggi abbiamo portato una busta contenente della plastica che abbiamo adeguatamente prima ripulito da ogni residuo di cibo e adesso la consegneremo. Entriamo. Se vogliamo approfittare di questa opportunità, la prima cosa che dobbiamo fare entrando all'ecostazione è tesserarci. Ovviamente sarà fatto soltanto la prima volta. Quindi, buongiorno. Allora, questo è il modulo, quindi noi metteremo i nostri dati anagrafici. Ecco, una volta consegnata la nostra scheda, l'operatore sta inserendo i nostri dati nel computer, così poi potremmo pesare i nostri rifiuti. Ecco, c'è stata assegnata la tessera col numero 227. Ecco, adesso consegneremo il nostro materiale che l'operatore controllerà che sia adeguatamente pulito da ogni residuo. Questo è importante perché l'ecostazione non può stoccare rifiuti che siano sporchi o maleodoranti. Perché sta selezionando la plastica? La plastica noi la selezioniamo perché si suddivide in due tipi, plastica A e plastica C. La plastica C sono tutte le bottiglie, tutte quella plastica che ha un tappo e tutti i flaconi. E i flaconi devono essere sotto i 5 litri, oltre i 5 litri vengono considerati plastica A. Nella plastica A invece noi mettiamo plastica da imballaggi, ad esempio anche lei ha portato questo viene considerato plastica A, piatti, bicchieri, ovviamente tutto deve essere pulito. Plastica comunque sono plastica in generale, mentre plastica C sono tutte bottiglie e flaconi sotto i 5 litri. Ok, allora procediamo alla pesatura, così. Perché è importante la pesatura? Perché l'ecostazione ci dà l'opportunità di accumulare dei punti che poi verranno barattati con dei beni di prima necessità. Adesso c'è altro materiale. La Tetra Pak, i contenitori di Tetra Pak sono di carta, non vengono considerati plastica, vengono considerati cartacce. Quindi noi li suddividiamo e li andiamo a mettere con la carta. Ok, quindi questo è importante, questi contenitori vengono considerati come carta, anche se c'è il tappo in plastica, quindi non c'è bisogno che noi lo leviamo. Va con la plastica. Poi ho portato questo qui sarebbe carta alluminio. È sporco, noi le cose sporche non le accettiamo perché il nostro obiettivo è soprattutto differenziare i materiali e fare in modo che il cittadino sia responsabile e portare qui le cose già differenziate e pulite. Quindi essendo che è sporco, questo qui lo possiamo accettare. Va bene, ecco, come avete visto è stata suddivisa quindi la plastica superiore ai 5 litri, quella inferiore. Poi abbiamo visto che quel barattolo non è stato accettato perché era parzialmente sporco. Adesso l'operatore ci dirà quanti punti abbiamo totalizzato. 79 punti. Quindi noi abbiamo totalizzato 79 punti. Questa è la tabella che ci dice quanti punti totalizziamo ogni chilo di rifiuto che portiamo, quindi nel caso del vetro 10 punti, nel caso della carta 30 punti, acciaio 60, cartone 80 e così via. Naturalmente questi punti possono essere anche devoluti per beneficenza a famiglie bisognose e quindi possono ritirare qui i beni di prima necessità. Siamo qui con il responsabile del centro dell'ecostazione, l'ingegnere Paola Di Vita. Paola, buongiorno. Un centro importante quindi per l'ambiente.
Sì, sicuramente. L'ecostazione è attivata all'interno di un progetto più ampio che si chiama Piazza verso rifiuti zero, che vede il Circolo Legambiente di Piazza Armerina come soggetto attuatore e soggetto responsabile, col partenariato del Comune, di un'associazione di volontariato Armerina Emergenza Protezione Civile e di una società che si chiama Sicilia Solare. È un progetto che abbiamo presentato nella primavera del 2013 e che finalmente stiamo portando all'avvio, grazie anche al fatto che a Piazza Armerina da 6 mesi a questa parte si fa la raccolta differenziata, perché sicuramente fino a quando siamo stati sotto regime ATO, quindi senza la possibilità o in parte di fare la raccolta differenziata, non sarebbe stato possibile poi attivare la fase di raccolta. Sostanzialmente questo centro è inserito di fatto in quello che è il sistema della raccolta differenziata comunale, però fa un passo avanti rispetto al porta a porta, perché ci proponiamo di permettere ai cittadini di fare una raccolta differenziata più spinta, separando i tipi di plastica, i tipi di carta e anche i tipi di metallo. Qui sostanzialmente i cittadini vengono con i loro, noi diciamo, materiali valorizzabili piuttosto che rifiuti, perché la parola rifiuto di per sé dà il senso di sporco e di discarica. Cioè, dobbiamo entrare tutti quanti nell'ordine di idee che la plastica, la carta, il cartone, il vetro, l'alluminio, l'acciaio sono materiali riutilizzabili e quindi possono essere destinati ad una seconda vita. Però questo lo si può fare con un effettivo guadagno per il comune che gestisce il servizio e di conseguenza i cittadini, soltanto se questi materiali vengono avviati immediatamente al ciclo del riciclo. E questo lo si può fare soltanto se i materiali vengono intanto riutilizzati prima di tutto, fino a quando possono avere un uso nelle nostre abitazioni, e in ultimo se vengono conferiti puliti, cioè quindi liberi da frazioni estranee. Perché facciamo un attimo questa riflessione: la plastica che va a riciclo serve poi per produrre nuove bottiglie di plastica e nuovi contenitori per alimenti e cose così. Ma se nella plastica buttiamo la bottiglia di plastica con l'acido muriatico, cioè con tracce di acido muriatico, andiamo a rischiare di contaminare l'intero carico. Quindi è prima di tutto nell'interesse della nostra salute fare la raccolta differenziata bene. Secondo, c'è anche un interesse economico, diciamo così, perché la raccolta differenziata fatta bene porterà non solo un risparmio, perché ci sarà un minore ingresso in discarica, ma comincerà nel tempo anche a esserci un utile dal recupero di questi materiali dai consorzi di filiera che si occupano di riciclo e che vanno tutti sotto il CONAI. In ogni caso, poi è sicuramente importante per l'ambiente soprattutto. Ti stavo dicendo proprio questo, non lo stavo lasciando per ultimo, è sicuramente un gesto di rispetto nei confronti di questo ambiente così martoriato. In ecostazione si potrà materialmente capire che questi materiali hanno un valore, perché a parte i punti che verranno attribuiti ad essi, ci sarà anche un piccolo incentivo per i cittadini, perché questi punti potranno essere barattati con prodotti di prima necessità. E vediamone qualcuno, così diamo un'idea anche ai nostri concittadini. Quindi qua, come potete vedere, ecco, Paola, spiegaci tu qua. La cosa che volevo sottolineare è che sono tutti prodotti siciliani, quindi andiamo nella logica del chilometro zero. Sono tutti, al 90% sono prodotti biologici, perché avere cura dell'ambiente non vuol dire soltanto fare una raccolta differenziata di qualità, ma anche perseguire stili di vita sostenibili, a partire dalla corretta alimentazione. E quindi anche questo è il messaggio che si vuole fare passare con questo progetto. E poi soprattutto sostenere le aziende siciliane della nostra terra. Esatto. Infatti vedo che qua abbiamo la pasta Ceccato, che viene prodotta, se non erro, a Ditai, no? Sì, questo viene dal pastificio, vengono dal pastificio Cerere. Poi abbiamo pasta, sughi, marmellate, vedendo. Tutte aziende. Limonate. Sì, sono tutte aziende siciliane. Altra cosa importante è che l'apertura dell'ecostazione è soltanto
il primo passo di una delle azioni del progetto, perché a seguire, e specialmente con l'inizio dell'anno scolastico, saranno attivati tutta un'altra serie di percorsi di educazione ambientale. Con, quindi anche nelle scuole? Specialmente con le scuole, perché i cittadini migliori si formano da piccoli. Questo è ormai abbastanza assodato. Faremo un concorso tipo la classe più riciclona, quindi la classe che alla fine dell'anno avrà differenziato di più vincerà un premio importante, ma faremo anche delle azioni nei confronti e dei percorsi di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Dalla prossima settimana cominceremo a incontrare qui in Ecostazione associazioni, gruppi organizzati e GRES, perché è possibile fare anche la tessera collettiva, nel senso che un'associazione può decidere di cumulare i punti su un'unica tessera per poi fare beneficenza, o anche i cittadini potranno decidere di cedere i punti per beneficenza in favore di qualche realtà che ne ha bisogno. Ultima cosa, il centro è aperto tutti i giorni, gli orari, la domenica, il sabato? La domenica, anche se mi rendo conto che la domenica c'è più... Ci sono più rifiuti? No, non ci sono più rifiuti. Durante le settimane di preparazione abbiamo visto fermarsi anche per curiosità molta più gente la domenica che non nei giorni, feriali, però... Siamo volontari, lo facciamo esclusivamente per volontariato, per amore e rispetto dell'ambiente e della città, quindi la domenica almeno ci riposiamo. Quindi tutti i giorni? È aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, secondo una tabella di orari che è stata esposta fuori. E speriamo la prossima settimana di darvi in anteprima un'altra novità. Grazie Paola e buon lavoro. Ringraziamo l'ingegnere Paola Di Vita, responsabile dell'Ecostazione, e gli operatori. E per concludere non ci resta che dirvi che riciclare fa bene alla natura, ci offre l'opportunità di risparmiare sulla tariffa comunale e fa bene anche al nostro portafoglio. Grazie per averci seguito e riciclate gente, riciclate.